La descrizione che oggi si può fare di Monterchi non si discosta molto da quella dell'inglese Morton, che intorno agli anni 50 del secolo scorso viaggiava da queste parti. In un dedalo di vie secondarie che serpeggiano in tutte le direzioni, 3 o 4 miglia a occidente del giovane Tevere, un colle coperto dalle case candide e dai tetti rossi di un paese si leva sulla pianura. Si chiama Monterchi ed è il luogo natale della madre di Piero. La veduta che si coglie dai suoi bastioni è magnifica. Volsi lo sguardo a nord, attraverso la valle del Tevere, verso l'Alpe della Luna, e a sud, verso il cuore dell'Umbria. Era incantevole starsene lì, in un mattino d'estate, seguire il nastro bianco dei viottoli fra gli orti e le vigne e udire, portati dall'aria calda e stagnante, suoni diversi, come il latrato dei cani e dei contadini, il canto di qualche villico fuor della vista, il cigolio di un carro di bovi mentre saliva torno torno il colle verso il paese immoto. Nella piana, ai piedi di Monterchi, un duplice filare di cipressi porta al cimitero. Nella sua minuscola cappella mortuaria, Piero ha dipinto uno dei suoi affreschi più famosi, la Madonna del Parto. Il celebre affresco è oggi custodito in un museo del centro storico ed è meta di numerose visite. Il territorio circostante è puntellato da chiese di campagna, dove si ammirano preziose opere lignee e affreschi altomedievali. Tra gli appuntamenti annuali più importanti ricordiamo la serie di concerti estivi di musica classica nel bel giardino del Museo della Madonna del Parto. L'autunno è animato dalla Sagra della Polenta e dalla manifestazione dei Buongustai dedicata ai prodotti tipici della zona.